tempo tra Trinidad e Tobago contro Giamaica, in vantaggio a Giamaica di 1-0 grazie al gol di Aurim, grandissimo gol dalla tre quarti. Siamo in compagnia di Vincenzo Orlando, inviato dei tornei SK. Vincenzo, allora, come la vedi sta partita? La partita sulla carta equilibrata, sbloccata da un grandissimo gol di Aurim Nacido, con un tiro da lontano, siderale, che eccolo proprio, ha bucato l'incolpevole Runghi. Prova il contropiede, Agato! Agato il destro, deviato in calcio d'angolo da Rapicano, grandissima Giamaica, partita subito a 1000 all'ora. Agato, pallone dietro per Tortora, ancora per Agato, bravissimo però a chiudere Rapicano, nuovo acquisto del Trinidad e Tobago. Agato, palla dietro per Peluso, prova il destro per la Giamaica, l'assenza anche di Luca Rosiello causa contrattura, un'assenza che si fa sentire, possiamo dire. Sì, un giocatore che fa la differenza sia in difesa che in attacco, anche se in attacco certamente il suo ruolo naturale. Aurima per Peluso che di testa prova a darla per il mancino Addeo, che non riesce a trattenerla in campo. Vicino, prova il pallone per Santoro, bruttissimo il passaggio, si perde sul fondo la fallo laterale. Peluso, palla per Tortora, subito ancora per Peluso, Peluso per Tortora, scusate, per Aurim, Peluso va via, Peluso, palla che però finisce in fallo laterale. Rapicano per Miscino Francesco, e poi il sinistro si perde sul fondo. Rapicano, Agato, bravissimo a rubar palla a Rapicano, calcio d'angolo. Partita in, cioè in questi primi minuti molto molto confusa, che ne dici, Vincenzo? Sì, sì, una partita confusa, stanno ancora diciamo cercando di dimostrare il loro gioco. Sì, sì, di impostare il loro gioco, ognuna delle due squadre, quindi di vedere diciamo come tatticamente inserirsi nella partita. Aurim, scusate, Addeo, scusate. Runghi, palla per Miscino. Prova il cambio gioco, bravissimo Aurim a deviarla in fallo laterale. Sul punto di battuta il capitano Luca Pistone, che dà palla per Rapicano, prova il numero, però non riesce. Palla dietro a Dol Runghi. Esce fino diciamo a metà campo, come un vero portiere di calcio a 5. Aurim dietro per Agato, Peluso anticipato, Addeo da Jenny Santoro. Addeo per Agato. Torto. Prova l'1-2 con Agato, bravissimo Miscino a non farlo scappare. Runghi, Rapicano per Pistone. Il portiere Raya, credo, giusto? Sì. In sua ribattuta. Non trattiene. Pallone un po' insidioso anche, dobbiamo dire. Per l'umidità forse il pallone scivola un po'. Peluso. Come se ne esce bene palla a piede la Giamaica, dotata di grandi doti tecniche. Aurim, numero! Agato. Prova il pallone per Aurim, guardate ancora Runghi. Mamma mia, che sta lì! Prova il tiro! Ma salite! Sul fondo. Soffio di Aurim. Grandissima palla per Mario Agato. Chiude tutto. Jenny Santoro, Agato.
palla per Auriemma. Santoro, fine del messo, possiamo dirlo, migliore dei suoi, sta chiudendo tutto. Pistone, prova per Rapicano, chiuso da Peluso. La colonna della difesa giamaicana. Rapicano, prova il sinistro, Raya, bravissimo. Vicino Santoro, pistone, non c'è fallo, prova il contropiede, attenzione, perde palla Peluso. Cosa ha sbagliato Luca Pistone qui? Sì, si è mangiato un gol. L'ha chiuso troppo, secondo me, voleva piazzarla e l'ha chiusa troppo. Addio. Vabbè, possiamo chiudere il collegamento, ricordiamo il risultato. Giamaica 1, Trinidad e Tobago 0. Un saluto da Salvatore. A dopo ragazzi.